Sì, ma che fai capovara? Io qual è il ruolo? Dirigo tutti i movimenti della giornata. Organizzo tutta la festa, il fercolo, tutto. Le curve? Le curve, tutti i movimenti, quando sono buone, quando sono scure. E com'è, facile o difficile? Non è facile, non è facile, ma è difficile. E come si diventa capovara? È un campo... Non è come si diventa, ti scegli il decano. Il decano sceglie? Sceglie chi deve fare il capovara. È un lavoro impegnativo, non è un lavoro impegnativo. Impegnativo, impegnativo. Perché senza cuore, senza stezza? Senza stezza, senza freno, senza motore, senza niente. Una storiella di che è successo in questi anni? Ultimamente è successo quasi una disgrazia, quando fu, è successo sotto dal vescovato. In mezzo alla folla un ragazzo è scivolato. Vero? E ci siamo passati con la vara da sopra, è entrato davanti e è uscito da dietro, tentando di toccarlo con le ruote. Perché è stato un miracolo. Perché se lo tocca con le ruote si rompe tutto. No, si ammazzava. Era tagliato lui come i banali di Luceno. Il prossimo anno abbiamo alla stazione, alla vecchia stazione, centennare, che San Sebastiano si ferma alla vecchia stazione, che partivano i soldati dalla guerra da 15-18. Cioè il prossimo anno è 2015 e si fa 100 anni che San Sebastiano si ferma sempre allo stesso punto e aspetta lo stesso treno che appartivano allora i soldati. È giusto io? Che poi ci saranno i militari, ci saranno soldati. Partivano i soldati, tutti... Partivano i soldati e San Sebastiano si trovava alla stazione. La guerra del 15-18. Per destinazione quel treno non si sapeva. Destinazione a Grandonaro chiuduto quasi. Grandonaro quasi chiuduto. Questo è l'anno prossimo. L'anno prossimo perché è 2015. La guerra del 15-18. E ci sarà... Centenario. Si faranno belle cose. La sotto a treno è bellissima. Certo. È bellissima. Anche qua è bello. Ora un romanero, chi lo fermo fino? A casa di 200 metri di Romanero. Ma c'è Cristiano Stesso. E Cristiano Stesso, tenetevi uno dopo. E se noi ce ne resta un violo un domenica, se noi siamo 50 meno. Andiamo che fuggiamo come un cavallo, ma questo quasi. E ciò domani mattina ci faccio fare colazione, ci voglio gli speraggi, come un braccio di ferro. Questo è Baiardo. Questo è Baiardo. E siete pronti? Cosa si fa il giorno prima? Il giorno prima, già ieri, abbiamo preparato tutto, abbiamo sistemato le ruote perché ogni anno si controllano, se no si vuole stare a piedi per la strada, no? Si devono controllare. Se sono di ferro? Sono di ferro, come i carretti siciliani. Mm. E allora si devono controllare, le ingrassiamo, le facciamo e le mettiamo al suo posto. E poi abbiamo le batterie per la luce del fecolo che sono lì dietro, nel casciolo, nel cassetto là. E poi questa domani mattina, se tutto va bene, se il tempo permettendo, mettiamo il Baiardo sotto lì nella cappella, che è fatto apposta all'altezza della cappella, e tiriamo il fecolo da sopra, a scivolare sopra il Baiardo. C'è un maniere. Questo è maniere. Questo è maniere. È la guida questa, no? Diciamo, quello che fa lo sterzo. Lo sterzo. Che dice? Non è che fa lui che la sposta lui? Però sembra comandare... Lui dice a destra o a sinistra. Ma perché comandi tu da là sopra? Comandato da là sopra, me. Poi ci sono quelle che si appoggiano qua, per dire, sono... Ci mettono la spalla. E come si chiama? I portatori. Portatori, quanti sono? 50... La vice ti ha domandato. E lui mi chiede solo. Ma cosa la pazza? Infatti ci facessero una parola di 90. No. E lui mi chiede mentre non lo Vai. Siamo 58 e due sopra il feculo 60. Allora, questo funziona, se cammina, il dietro spinge e davanti fa destrezza. Man mano strada facendo deve essere scarrozzato. Certo. Se deve scarrozzare, si ferma, si mette le spalle, o a destra o a sinistra. Ma da fermo quindi. Da fermo. Oppure nella corsa si deve fare a velocità. Sapete, che a meno si può pure curvare se uno spinge. Giusto, si può anche curvare. Se la curva è troppo per uno. Quanto pesa la vara con tutto il feccolo? La vara con tutto il feccolo si avvicina ai 4.000 kg. Che io manco lo capisco che può significare. 4.000 kg, come lo dice? A me già sopra 100 kg, già per me è un numero... 100 kg io 400 volte 100 kg. Sì, ma non mi regolo, cioè voglio dire, sarà pesantissimo. 1.000 kg, 2.000 kg. Cioè una cosa... 400 kg, è pesantissimo. Poi c'è un punto per vedere la salita di San Biagio che la portiamo tutta a spalla senza appoggiare le ruote a terra. È importante quando si cammina tra uno dentro e l'altro fuori, perché sennò se ne prendono i piedi uno con un altro. Ah, capisci? Alternati. Allora, uno dentro
è l'altro fuori. È l'altro fuori. In modo che quello che cammina davanti, ah, cioè i piedi liberi. E questa cosa delle posizioni. Specialmente nelle cose. E allora questa cosa delle posizioni chi è che le stabilisce? Già lo sanno loro. Perché si ereditano? I portatori già lo sanno perché è vecchia data, da centinaia di anni che si fa così. È giusto? Perché uno prima che lascia posto a un altro, il padre, il figlio, lo zio, quello che ha nipote, lo deve imparare. Non è come un sapiens perché si mette sul tavolo. Cioè per venire qua è complicatone, ma non è che io arrivo domani, mi presento. Perché dice, sono più cacassuta. Sono piede per... Certo, deve essere preparato. Dai, almeno vuoi... un paio di anni deve stare dietro. E Roberto? No, io non ci vado sotto l'aria. Lui è stato tutta la giornata da peso. Qua, io... peso. Ma ci sei stato mai... No. Però Roberto è un forte devoto pure, perché non è che si chiama che essere devoto sono solo i portatori. No, vabbè, i posti sono limitati, 58 persone. La devozione sono 60.000 persone da Cireale. Ma ci mancherebbe altro, non è questo. È giusto, perché sono tante persone, ci sono la mattina, tante ce n'è la sera. Qualche altra storia. Dica a noi che quando è vecchia sta parlando, 200 anni. Non si sa, l'annata precisa, l'anno preciso non si sa. Non da Baiardo, nemmeno da Ferro. Bello massiccio però. Che belle ruote sono piccole comunque. Sì. E il punto più pericoloso qual è? Il punto più pericoloso... C'è l'uscita per esempio? No, più pericoloso è la via Roma. Poi c'è l'entrata. La corsa della via Roma? L'entrata è ancora più pericolosa perché l'entrata si fa a 180 gradi, diciamo. Si fa a testa e cura. Testa e cura, e fare marcia indietro. E fare marcia indietro, sì. Un punto pericoloso è l'uscita di via Roma pure, che è in bocca con Umberto. Perché è stretta? È un po' stretta. E allora lì si devono calcolare. E uno là sopra. Diciamo i centimetri. E là sopra uno che sente? Là sopra che sente? Sì, tipo quando uno è là sopra. Sì, sente. Cioè, un afflusso di persone che corrono. Deve essere bello però. Il rumore del baiardo, della vara, che si muove tutta. La vara si muove. Questa è una bella emozione, una bella adrenalina. Una volta un punto commovente era anche lì in questo Savoia che avevamo il vecchio ospedale. Quando San Sebastiano scendeva da lì era un punto che si affacciavano tutti gli ammalati. Oggi un altro punto commovente ce l'abbiamo a San Biagio dopo c'è il cacciatore. Il carcere minorile, le dannate vicino a facciata magari. A San Blasio, vede, quando la portiamo a spalla a San Blasio, si tira questo. Praticamente, si mette tutto vuoto qua. Base alla lunghezza che è un paiato. Se non si aprono queste. Magari per bilanciare. Per bilanciare. Questo si allaga la base. Per bilanciare. Certo. E se non si prende un paio di vuoto in più. Certo. Questo è importante. Certo che non spiega per dire. Questo sono portaceri. Un portaceri. Ah, portaceri queste cose. Un portaceri, davanti e da dietro. Questo è un portavino, c'è chi da davanti. E ci vuole un po'. Sì, ci mandiamo un po' di vino. Ma secondo anche della giornata com'è? Certo, fa finta. Bene, queste sono le batterie. Davanti c'è stata una modifica perché ci hanno abbiamo messo. Abbiamo messo un allarme, cose. Quattro trombe, un allarme. Lo vuoi provare? Vuoi sentire l'allarme per sentire dopo? Sì. Sentito l'allarme, Roberto? No, no. Certo. Già l'allarme non mi chiamo. Ma guarda, vediamo. Sì. Ma io la metto accesa? No, a mia. È accesa per sentire l'allarme. Ma tu quando senti l'allarme devi fare lo spavento, no? Questo è l'allarme che poi noi... Se cerchiamo la presa, se abbiamo il bottonetto sopra il fianco, se vediamo pericolo, suoniamo ecco. E si sente così. Moria! Questo è un segnale, il pericolo, andiamo a fermare, perché non è che ci sono freni, non abbiamo niente, né stezzo, né freno, né motore, né niente. Questa, vedete, questa è una staccia, l'abbiamo fatta perché passa da mangiare un filo a cavate. Isamo e passiamo. Mi ha fatto a fuccete. Perché ancora a canone. E per te c'è tutto. È giusto. Tutto quello che... Nauso. Sappiamo che diciamo su cosa, quando ci ha fatto volare, ci possiamo dire che io con Giappese e sciopiamo tutto cosa. Una volta che troviamo un balcone, non ci potevamo fare. Ho capito. È pazzesco. Ma c'era entrato qua dentro? Quelle sono le batterie, vedi? E poi ci sono anche i manigliere di dietro,
dai manieri di dietro. Maniere davanti e di dietro. Vabbè, quelli di dietro vanno a spingere. Sempre. Vanno a spingere, però all'entrata devono girare anche. Che se sta la macchina dietro. Ah, poi si ritrovano. Devono davanti. Fare da sterzo. Certo, poi si ritrovano. Se cassi il dito, cassi il dito. Cioè maniere non è. Ma storto, devo addrizzare. Portatore è complicato, ma maniere è ancora peggio. Sì. È una responsabilità. Del quando c'è la porta, in agendo. Che domani si vede, perché poi domani sì. Stasera viene tolto quel quadro. Sì. Per preparare, giusto? È tutto preparato, si è sfamato e tutto. Quello è un quadro di bellezza, da sempre da San Sebastiano. Poi dietro il quadro c'è la porta in agendo. Ma si è dato con tre chiavi. Va bene, siamo. Abbiamo l'uscita, Ugliano, San Domenico, San Blasio, Caccia di Manorile. Va bene. Chiano Pozzone, Turnamo, San Michele, San Giovanni, Madonnina, Via d'Africa, quartiere di Imbriaglio, l'onorata da Stippe. Pescaria. Pescaria, l'onorata da Stippe di Imbriaglio, pescaria. Dopo si arriva a mezzo giro. È giusto? Poi lo partiamo. Via Vittorio Emanuele per la vecchia stazione. Tradizionale nel 2015 a cui c'è 100 anni. Ci siamo? Bravo. Poi il prossimo anno ci sarà una grande. E ci sarà il prossimo anno grande cose. Poi quartiere Mantova. Via la Cantovagna, Madonna della Fiducia. Di nuovo San Martino. Piazza Carmine. Via Galatea. Piazza Carmine. O Camino. Via Galatea. Cappuccini. Via Roma, Corso Umberto, sul Tavacco Rubisco. Bravo. Ci siamo? Torniamo in 10, mezzo vuota, via Curro o Chianaporta, vecchia Chianaporta, vecchia tradizionale, Chianaporta, piazza Garabatta, piazza Garabatta, Viale, Regina Margherita che quest'anno compiono 50 anni. Sei Giuliano, parlava. O 50 anni che vanno a funzionare. La voce sera vi c'è una dimostrazione a Cassuta, a San Crispino. A San Crispino. Poi, da dai, poi ci avremo di nuovo con Sumberto, con Sitalio o Sabatore. Lo Salvatore c'è l'ultima calata per rientrare, tutto questo Savoia. Lo questo Savoia c'è su Togliano, Lugliano ha posto il combattimento per Cesare. E là poi? E poi dopo su Cesare ci fa l'entrata da San Mastiano e poi entrata nella cappella, nella cappella. Il 22esimo anno di Capovara. 22esimo anno. È il 60esimo anno, no 60esimo, vogliamo il 50esimo anno del devoto. Di devoto. E chi c'è qui sempre dal pezzo? Perché il devoto non sono solo chi deve portare la vara. È tutta cereale. Ha preso tante persone sulla mattina e tanto sulla sera quando riesce. Sempre lo facciano, vediamo chi distinse. Sempre chi. E quindi a mezzogiro che facciamo? E qua c'è il protagonista del mezzogiro. Roberto è il protagonista del mezzogiro. A mezzogiro che va a fare, come è combinato? Sparavamo un fuoco, c'è la Madonna, arriva San Bastiano. Terribilissimo fuoco di Piazza Morcone. Dove è Piazza Morcone, no? È chiamata vecchia pescheria. La pescheria. Si è chiamato un fuoco di imbriachi. Tradizionale, chiamato un fuoco di imbriachi. Una volta c'era una collottazione, c'era imbriachi e fugare. Imbriaghi e Fugliara? Vendevano sempre imbriaghi. E chi sono i Fugliara? I Fugliara, quelli che vendevano la frutta. Quando c'era Maccato qua. Quelli che vendevano la frutta. C'era Cao Maccato. Sì. Ma vendevano sempre imbriaghi. Perché poi c'era la battaglia, la potia del Dabbane, la potia del Cabbane. A me pare che in questo momento sono quelli più forti, sono quelli della Chiazza. Che della Chiazza? No? Siete più forti. Ma non si può accogliere, diciamo, il più forte, può morire il più forte, ma poi... Tutti assieme, va? Facciamo tutta la cosa, basta che siamo due. Basta che siamo da paese. Siamo due volte. Basta che siamo tutti due volte. Siamo bene a San Bastiano, non volevamo bene a tutti. Siamo tutti contenti e poi... Allora, un devoto di San Mastriano ci tiene assai a prendere il fiore passato da sopra la mano dopo le pene di San Mastriano e poi portarlo da un suo caro cimitero. Ah. Questa è una tradizione incominciata e non finisce mai. Bella.
che ho fatto io. E cioè il fiore, di San Sebastiano e il garofano rosso. Se domani a mia parola, sì, camarato ogni anno, un mazzo di rose, ci ho fatto, ma vado male. Proprio più mostri. Buona sciagura. Io sogno. In italiano? No, in siciliano. Un po' giocato, due appi o palombo. Cacciava la casa e pisce, la pescheria. E il presidente di festeggiamento di San Sebastiano. Che si interessa tutto quasi. Per soldi, per cucchiare, per fare chi carosi, chi si accudava. Non c'è che dire, passa la parola a mio figlio. Io sono il presidente della pescheria e il festeggiamento di San Sebastiano. E siamo un gruppo di ragazzi che abbiamo fatto un comodato. E ogni anno ci impegniamo per realizzare questa festa, la pescheria. Questa è una cosa nostra, questa è una cosa sensoriale. Non ce l'hanno scossa. E ci voglio dire alle persone che per le bombe, c'è dire cristiane, che per le bombe sul contrario, che ce lo voglio, quando c'è festa, senza amore, senza bombe e senza ciore. Esatto. E per San Sebastiano, siccome la pescheria è bella, è grande, noi ci accucchiamo tutto bene. Bravo, bravo San Sebastiano! Aspetta. Mamma, benvenuto. Vieni. Mimmo dalla città, noi preghiamo sempre, i cittadini acesi dovete collaborare con la festa di San Sebastiano nei passaggi dalla vara, in modo che ci fanno lo spazio per poter far manovrare questo grande fercolo, questo grande santo e definire la festa per come incomincia. Incomincia bella, dobbiamo farla finire ancora meglio. E allora saluti. Davanti. Come ci vuoi? Bene, buono. Tu il saluto finale lo vuoi fare anche? Dai, fate. Andiamo a fare, viva via San Sebastiano. Vai. Basta. San Sebastiano.